Oh, buon Natale ragazzuoli! Probabilmente molti di voi si aspettavano di trovarmi con un cappello da Babbo Natale, ma la verità è che il cappello da Babbo Natale non ce l'ho, quindi ho questo fantastico cappello che mi hanno appena regalato e penso che non lo toglierò mai più. Per il resto, molti di voi probabilmente si aspettavano delle offerte natalizie stratosferiche il 25. In realtà non è così. Peccato. Però qualche offertona buona c'è ancora su Steam. Vediamo un pochettino di analizzarle il più velocemente possibile. Partiamo con Terraria, l'hanno scontato in tutte le salse, sapete bene o male già cos'è. Non è Minecraft in 2D, è un titolo piuttosto diverso, anche se certe basi sono le stesse. È un gioco sconfinato, ha molti fan, 75%, se ancora non ce l'avete è una buona occasione. Football Manager 2014 è già un'offerta più appetibile, più che altro perché è un gioco molto recente, è ancora il manageriale più apprezzato in assoluto. Ci sono tantissimi, soprattutto in Italia, visto che siamo il paese ancora del calcio, che lo amano alla follia, al 50% di sconto, insomma, è un'offertona. Sono ancora 25€, però, insomma, ci siamo capiti. Skyrim lo scontano spesso, al 75%, se siete tra i pochi che non hanno ancora giocato, si può fare. Deus Ex Human Revolution Director's Cut, la Director's Cut di Human Revolution dovrebbe essere la versione modificata e perfezionata, quella che è arrivata anche su Wii U. Ha le boss fight modificate per essere affrontabili anche senza approccio diretto, è molto più vicino all'idea originale degli sviluppatori, poi modificata all'ultimo momento. E se anche all'inizio era un gran gioco, però con la Director's Cut è un grandissimo gioco, quindi se non l'avete ancora preso, 5€ per uno dei titoli migliori degli ultimi 5 anni è sicuramente un'offertona. Endless Space Emperor Edition. Endless Space è uno strategico gestionale galattico molto complesso, è un gioco indie, 75% di sconto, è per pochi, ma nel suo genere è un ottimo gioco. Però sempre restando in tema complessità, c'è qualcosa di ancora più complesso e più incasinato con Europa Universalis 4. Europa Universalis 4 è un gestionale sempre strategico, storico, di una precisione storica quasi impressionante a tratti, di una complessità incredibile. È davvero per pochi, è il gioco Paradox per eccellenza, per dire, è uno di quei giochi complicati ma complicati ma complicati. 50% di sconto se volete buttarvi in tutta questa complicatezza, anche questa è una buona occasione. Payday 2 l'abbiamo recensito quest'anno, è uno shooter cooperativo notevole. Se cercate un gioco single player passate oltre, se cercate un gioco multiplayer restate qui perché è uno dei migliori del suo genere. È molto particolare, bisogna organizzare colpi in banca, è davvero divertente, è molto più tattico di quello che sembra, insomma è un'ottima scelta e migliora nettamente il predecessore. Poi abbiamo Trials Evolution Gold Edition al 75%, questo è una vera droga. Trials Evolution è veramente una droga, è uno di quei titoli da cui non ci si stacca più. Insomma, al 75% è davvero un'offertona. Roller Coaster Tycoon 3 Platinum al 70% è un'ottima offerta, però anche qui si parla di un titolo di nicchia, come molti di quelli che abbiamo appena citato. È un gestionale, insomma, deve piacervi ragazzi, non è che sia l'offerta definitiva. Insomma, le offerte sono buone, non stratosferiche, più che altro perché si è vista tanta roba già scontata. Ci sono dei titoloni, ma sono titoloni che comunque sono già stati scontati anche loro in passato. Ci sono molti titoli di nicchia che potrebbero interessare a molta gente. Passiamo alle offerte lampo, visto che devo farle rapidamente. Io vi consiglio Dungeon Defenders al 85% perché è un giocone ed è scontatissimo. E per gli amanti del picchiaduro, The King of Fighters 13, anche se ho sentito che su PC ha dei problemi di netcode terrificanti. È un gran picchiaduro, però chiaramente se volete giocarlo online prima informatevi, perché non so bene com'è la situazione al momento non avendocelo su PC. E niente, chiudiamo qui con le offerte natalizie. Non sono appunto strabilianti, però c'è qualcosa di interessante qui dentro. Nel frattempo io torno a giocare alla Mulana perché l'ho beccato durante le offerte lampo. Se dovesse riapparire ragazzi pigliatelo perché è un giocone, non so come ho fatto a farmelo scappare fino adesso. E ci vediamo alla prossima. Buon Natale a tutti. G-I-D-E-M, game, 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 game.